Questa sera è importante appuntamento, uno dei tanti in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Sì, un appuntamento importante oltretutto perché oltre alla festa, ai festeggiamenti classici che sono ricorrenti, che diciamo che si celebrano il 17 febbraio, è un momento di approfondimento, un momento di lettura, un momento di riflessione, grazie a Padre Abate Guariglia e Padre Abate Petruzzelli che hanno testimoniato le opere, la vita degli scritti risalenti dall'Abbadia, appunto della vita di San Costabile, quindi una testimonianza diretta, credo molto bella, molto sentita, molto viva, che avvicina ancora di più le persone nella fede del, appunto, del nostro Santo Patrono. Anche lei porta il nome del Santo Protettore, quindi un augurio vogliamo fare un po' a tutti i suoi concittadini che festeggiano, sono molto legati a questa festa. Sono tantissimi coloro che portano questo nome e a tutti coloro che portano il nome di Costabile faccio gli auguri, insomma per il 17 febbraio, appunto per San Costabile, ma è un augurio che estendo a tutta la comunità di Castellabate. È festa per la comunità locale, cui io sono molto legato perché sono nativo di Castellabate e quindi sono legato anche alla figura di San Costabile che, come ben sappiamo, è stato il quarto abate di Cava. Una figura importantissima per tutta la diocesi di Vallo della Lucania, perché San Costabile è comunque copatrono della diocesi. Sì, ma è specialmente una figura molto sentita, e questo a me fa molto piacere, è legata a questa terra. A questa terra dove ancora si continuano a trasmettere, nonostante il passaggio nella diocesi di Vallo, si continuano a trasmettere quelli che sono i valori della regola di San Benedetto. Costabile è un santo molto attuale, un santo che era chiamato scudo, manto dei fratelli. Conoscere questo santo per poterlo amare di più e per poterlo anche imitare. È un momento molto importante perché ci ha fatto toccare con mano la spiritualità del nostro Santo Patrono, quindi è l'ulteriore occasione per approfondire la sua figura, per fare in modo che questa figura, che questa devozione non sia estemporanea, non sia una devozione disincarnata, ma deve entrare nella storia e nella vissuta di ogni cittadino di Castellabate per poter davvero passare da una devozione all'imitazione della vita, della santità, della fede del nostro Santo Patrono. Invito tutti a prendere parte, sia se è possibile fisicamente qui nella nostra Basilica, sia attraverso la TV, a questo momento culminante che poi è appunto il giorno della sua festa, per lodare il Signore per le meraviglie che ha realizzato in San Costabile, gentil core.